Senti, ma non te lo vuoi proprio leggere il soggetto? Alessio, Alessio. Guarda che non siamo mica più negli anni Ottanta. Ai tempi di Lamberto Bava, quando i mostri e i pupazzi spruzzavano sangue. Mi sembrava di averti già detto che le storie splatterose, come piacciono a te, con tutto il sangue e l'interiore che schizzano fuori, non sono producibili. Almeno non ora e soprattutto non in Italia. Tu mi devi portare una storia che sia televisionabile. Altrimenti me lo dici come cazzo faccio io a trovare i finanziamenti. A te ti serve uno sceneggiatore, amico mio. Me ne scrivo da solo le mie storie. Guarda che io me ne fotto delle tue rivendicazioni da autorucolo in erba. Se vuoi fare un film con me, bisogna che tu cominci a seguire una condotta. E io dico che ti serve un serio professionista della scrittura che ti dia un metodo. Tu lo conosci, Ubaldo Terzani? Di fissarmi con lo splatter, la solita storia, dai. Fanculo, e poi? Esce che vuole farmi scrivere con uno sceneggiatore. Dice per tenermi sui binari giusti. Ale, ma è fantastico. Questo vuol dire che a te ci tiene, che un film te lo vuole far fare. Sì, infatti. Sono rimasto lusingato anch'io da questa proposta. Tra l'altro, questo tipo con cui dovrei scrivere è un affermato scrittore di horror. Si chiama Ubaldo Terzani. Beh, grandioso, no? Ma come sei rimasto con Corrieri? Mi metto io in contatto con questo.
E poi mi trasferisco da lui qualche giorno per scrivere il soggetto. Dove ti trasferisci? A casa sua a Torino. E quanto rimarrai? Suo tesoro. Ho il tempo di scrivere un soggetto. Allora non ci vedremo più per un po'. Eh sì, per forza. Ci vediamo stasera? No, stasera no, voglio iniziare a leggere i libri. Ma come? Stasera li devi leggere? Dobbiamo festeggiare! Sarà importante, sono curioso, voglio mettermi subito a lavoro. Vabbè, allora buona lettura. Ma... Oh, Giulio. No, no, figurati. Senti, io sto andando sul set di Ostello. Tu che fai, vieni? Sì, 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 certo. A che ora? Ma fai quando ti pare, tanto io sto andando ora. Va bene, ma dov'è che sta? È sempre lì, al solito posto. Ok. Ciao, Giulio. Ciao, bello, ciao, ciao. Federico non riusciva a capire se quello che aveva visto era un sogno o un fatto realmente accaduto molto tempo prima. Stop! Ottima! Prepariamoci per la scena successiva. Ehi, Ale. Oh, Giulio. Allora come va? Tutto bene. Qui come procede? Bene, bene. Orsello è cazzuto, se è un fatto suo. Lo so, lo so. E tu invece, che cosa stai combinando? Niente, adesso devo iniziare a lavorare insieme ad uno scrittore. Ah sì? E quale scrittore? Si chiama Ubaldo Terzani. Ah, no, non lo conosco. Ma è per un tuo film? Sì. E come mai scrivi con questo scrittore? È un'idea del produttore. Ah, ma di quelle cose... Tu invece che combini? Ma io ho una serie di cose che bollono in pentola. Sto cercando di piazzare una mia sceneggiatura. La mia gente crede molto in me, quindi mi sta spingendo parecchio. Mi ha già fatto conoscere dei produttori che sono molto interessati, sì. Fico. Ah, poi ho un altro progetto, una web serie sugli zombie, una cosa che si gira velocemente. E poi un altro progetto ancora sul sociale, sui problemi dei giovani. Sai, quelle cazzatine che si propongono al ministero. Bravo, Giulio. Direi che non stai assolutamente sprecando il tuo tempo. Sì. Dobbiamo darci da fare, Ale. Muoverci in più direzioni contemporaneamente, capito? Aprirci più di un fronte, in modo tale che qualcosa uscirà fuori, no? Perché vedi, Ale, io voglio vincere. Sì. Ciao, Alessio. Oh, Guidone, come stai? Bene, tutto a posto. Te come va? Da Dio. Addirittura. Sì, va bene. Sì, bene.
Allora, io dovrei avere ancora un minuto, quindi se ti va ci prendiamo un caffè e facciamo la chiacchiera. Molto volentieri. Ok. Allora, ciao Giulio, ci vediamo dopo. Grande Guido. Senti, ma hai parlato con Giulio? Sì, è venuto prima a salutarmi. Ah, e che ti ha detto? Bah, dice che ha scritto una nuova sceneggiatura, ma è un esaltato. Lascialo perdere, quello non farà mai un film. Piuttosto, parlami di questo tuo nuovo progetto. Guarda, ancora non ne so nulla. Nel senso che Curreri mi ha messo in contatto con questo Terzani e ora lo devo raggiungere a Torino e metterci al lavoro. Ascolta, Alessio, io ho messo anche una buona parola per te. Gli ho detto che tu vali e che meriti di fare un film. Grazie. Ma adesso cerca di scrivere qualcosa di accettabile. Ci proverò. Non sciupare questa occasione, non essere attestato come al solito. Che ci vuoi fare? Immagino che tu invece con le fiction, no? Beh, io intanto lavoro per la televisione, ma lavoro. E poi nei miei film riesco sempre a tirare qualcosa di personale di tanto in tanto. Certo, certo. Comunque, Alessio, io ti ammiro. Perché continui a combattere. Continui a essere un sognatore. Ho imparato da te, no? Forse. Però io ormai ho famiglia, devo pensare ai bambini. E ho bisogno di lavorare. Il lavoro è lavoro. Ci vediamo. Quello che sta guardando è appunto il film. È incredibile. Questo libro fa veramente paura. Di che parla invece quello che sta leggendo ora? Di alcuni ragazzi che si smarriscono in un bosco. Ah, tipo The Blair Witch Project? Più o meno. Solo che questo qui è molto più afferrato. Comunque è vero. Questo Terzani ci va proprio giù pesante. Hai visto? E sono tutti così i suoi libri. E poi io più vado avanti e più non... Non riesci a staccarti? Esatto. Ale, secondo me questi sono l'opera di una persona disturbata. Vabbè, dai, non esagerare. È solo un bravo scrittore. Ma in effetti come può piacere a Curreri uno così? Non lo so. Domani voglio chiamarlo per avere dei chiarimenti. Comunque basta. Non lo voglio leggere più. Perché? Te l'ho detto, è troppo malsano, mi dà fastidio. Addirittura. Io mica ti facevo una ragazza con un animo così sensibile. Ma scusa, per chi mi hai presa? Guarda che sono una ragazza per bene. Ah, sì? Sì. Sicura? Sì. Sicura, sicura? Sì. E allora fammi vedere se sei una ragazza per bene. Sì, pronto, buongiorno, sono Alessio Rinaldi. Vuole parlare col signor Curreri, per favore. Mi dispiace, ma il signor Curreri non è in ufficio. Ah, e quando posso trovarlo, scusi? Guardi, è partito per un festival e starà via per un po'. E quando ritorna? Mi dispiace, proprio non so dirglielo. Riprovi magari tra una settimana, va bene? Va bene, grazie. Arrivederci.
Alessio Rinaldo. Buongiorno. Ti stavo aspettando. Ubaldo Terzani. È veramente un grande onore per me conoscerla. No, no, dammi del tu. Va bene, certo. Sei giovane? Beh, oddio, ho 25 anni. Appunto, sei giovane. Certo. Andiamo? Sì, sì. Allora, che tipo di film hai in mente? Oddio, non lo so, è ancora tutto da decidere. Tu hai parlato con Corredi? Sì. Allora saprai che vuole un film senza eccessi, un film di atmosfera basato sul non detto. Vedi Alessio, insieme dobbiamo scrivere la storia che esiste già dentro di noi. Quella che ci ossessiona, che non ci fa dormire la notte. E deve essere la storia a guidare, non noi. Non servono a niente i discorsi astratti sul genere o sulle regole che questa storia deve o non deve seguire. Non preoccuparti di Curreri. Ci ho parlato io con lui. E io sono responsabile di ogni nostra scelta. Tu mi sei stato affidato, Alessio. Loro due io me li sono immaginati due ragazzi di 20 anni. Possiamo fare 18 lei, 22 lui. Lei sta ancora al liceo, mentre lui invece sta finendo l'università. Tutti e due di buona famiglia. Ah, se ti piace, avevo pensato che lui poteva avere la passione dei fumetti. Ah, oppure può disegnare. Proprio un creativo, che dici? Cos'altro ci interessa sapere di loro? Non lo so. Ah, scusa. Sto aspettando il corriere per un pacco. Torno subito. Tranquillo. Firmare una ricevuta nel postino, non trovavo la penna. Figurati. Riprendiamo? Sì, sì, certo. Ma riprendiamo.
Ubaldo, tutto bene? Ubaldo, cos'è stato quel rumore? Ubaldo? Buongiorno Alessio. Buongiorno. Dormito bene? Sì, sì, dormito bene. Ah. Questo è il pacco che ho ricevuto ieri. È l'edizione russa del mio ultimo romanzo. Mi hanno omaggiato con alcune copie. Veramente? Sì, in Russia è uscito proprio in questi giorni. Posso vederlo? Certo, puoi prenderne qualche copia se vuoi. Vieni, andiamo nel mio studio, Alessio. Senti, come fai a scrivere libri così realisticamente horror? Voglio dire, le tue pagine fanno veramente paura. Hanno una concretezza e una vividezza che non riesci a trovare negli altri scrittori di genere. Forse perché gli altri sono dei dilettanti. Dai, sul serio. Vedi, io conosco l'orrore perché vado lì in fondo, giù, a guardarlo. Io vengo a patti con i miei fantasmi. Dialogo quotidianamente con loro, è come se io fossi il mio occhio destro e loro il mio occhio sinistro. Vabbè, una spiegazione un po' vaga. Vaga? Allora cerca di essere più preciso, che cosa vuoi sapere? Non lo so, magari ti ispiri a qualcosa in particolare. Per esempio, forse per le tue scene più cruente assisti a delle sedute di autopsia. Sedute di autopsia? No, ci sono espedientucci che io lascio molto volentieri agli scrittori mediocri come Clive Barker. Non c'è bisogno di assistere a sedute di autopsia per conoscere l'orrore. L'orrore. L'orrore sta dentro di te. È giù in fondo, dentro di te, che devi fuori. E poi lavorare di fantasia per raggiungere l'eccellenza. Dobbiamo sfatare questo luogo comune che per raccontare certe storie bisogna vivere direttamente. Niente di più falso. Sì, questo forse è vero. No,
Nessun forse. È vero. Te lo dice un esperto. Scusami, mi sono dimenticato di spegnere. Non rispondi, ci abbiamo tempo. Pronto. Salve. No, no, sono qui con un bando, stiamo lavorando. Oh, tranquillo, solo che se ti posso chiamare più tardi è meglio. Ma sì, certo che mi ricordo. Promesso. Sì, ciao. Sotto ragazza. Sì. Sara. Sì, Sara. Quanti anni ha? Se non sono indiscreto. No. Tranquillo, non c'è problema. Sì. Ha 20 anni. 20 anni? Mm-hmm. E da quanto tempo state insieme? E che saranno? 2 anni. E state bene insieme? Certo che stiamo bene insieme. Sono contento. Anche se ho avvertito un po' di incertezza nella tua voce. No, nessuna incertezza, perché? Hai fatto una faccia. Scusa. No, è che a me piace scherzare, perché io vorrei che noi fossimo più intimi, che ci conoscessimo di più. Voglio abbattere questo muro di freddezza e diffidenza che c'è tra di noi, perché ci conosciamo poco. Sì, hai ragione. Ma infatti non me la sono presa, anzi. Non dire niente. C'hai impegni per stasera? Ninetta, lui è Ubaldo Terzani, grosso scrittore horror. Ubaldo, lei è Ninetta Bernardi, promettente e molto dotata attrice del nostro nuovo cinema italiano. Piacere, Ninetta. Piacere, Ubaldo Terzani. Lei quindi è uno scrittore horror? Sì, uno scrittore horror. Ma come, Ninetta? Perché non hai letto Danzando sulla lama di un rasoio? È stato in classifica per mesi. Ah, ma sì, che stupida! Certo che l'ho letto. Brava. Bellissimo. Complimentoni. Grazie. Molto gentile. Tu fai l'attrice, vero? Ed è molto dotata. Moltissimo. Che fai, mi sfotti? No, io dico soltanto la verità, cucciò. Lui è un mio amico, un regista. Si chiama Alessio Rinaldi, stiamo scrivendo insieme una storia. Ah, un regista? Sì. È così giovane, tra l'altro, piacere. Luca Paoletti, produttore. Piacere, Alessio Rinaldi. Ministra. Ciao, piacere. Ditemi una cosa, chi vi produce? Sempre, se posso chiederlo. È Tommaso Curreri, della Delfino. Andiamo, se non vi rimetterete a parlare di lavoro? Ma no, ma ti pare, tesoruccio, che dici, eh? Vabbè, ragazzi, l'amore mi chiama e noi andiamo a farci un giro. Ciao. 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 Che cazzo di gente che c'è in questo posto? Infatti. Però lei è carina, no? Sì, sì, è carina. Allora, tanto la fai. Ma che stai dicendo? Andiamo, su, non farti problemi. Oh. Devi prendere quello che la vita ti offre. Se non arriva qualcun altro, e se lo prende per te. Beviamo. Mm.
nostra sceneggiatura, che ti porti successo, fama e una caterva di soldi. Alla sceneggiatura. No, tutto in una volta. Forza, un attimo. No, dai, Ubaldo. Dai, devi lasciarti andare, Alessio. Via con questi blocchi mentali. Al cinema e alla letteratura. Un altro. No, non ce la faccio più. Andiamo, su. Questo è il più importante. Alla figa. Ehi, hey, Ubaldo. Ciao. Come stai, Antonio? Allora, grande. Facciamo un brindisi. Alla nostra. Prosit. Ti piace la tequila, vero? Ti piace a te, lui, eh? Che cosa ti sei bevuto? Faccio... No, lascia perdere. Facciamo un bel brindisi. Grande, grande. Dai. Ubaldo, vieni qua! Vieni in mezzo a noi che c'ho sempre roba buona, vieni! Vieni! Grazie, ciao! Allora, mettete vicino a Elga, dai che sta da sola! Ma volentieri! Vai! Siediti! Ops! Ops! Come ti chiami? Erika! Erika! Sì! Che bel nome! Sì. Questo che cos'è? Ma è un pavone. Sì. Ah, sei piena di piume di pavone. Ovunque. Bene. Signora Erika. Che colore hai? Orsello. Alessio. Alessio, torna tra noi. Vieni qui che ci divertiamo. No, scusami. Credo... credo di aver visto una persona. Alessio! E dove vai? Che ti frega? Preferissi lui a me? Questo... non lo dovevi dire. Alessio, io non sapevo di trovarti qui, Vecchio mandrillone in cerca di gnocca. Sei per prima fila, eh? Io sono qui perché mi ha invitato Terzani. E tu piuttosto che ci fai, Torino? Come che ci faccio? Public relation, no? Senti, ma mi era sembrato di vedere Orsello, sbaglio? Non ti sbagli, eh? Ma la sai l'ultima? No. Mi produce un film. Scusami? Sì, Orsello mi produce un film. Come perché? Con la fiction sta andando tutto bene, mi ha detto che mi produce un piccolo film a basso costo. Vuole scommettere su di me, hai capito? Gli è piaciuta la mia sceneggiatura. Ah, di che film si tratta? Un pappo. Molto figo, eh? È una storia di mafia ambientata nel quartiere cinese alla Piazza Vittorio. Ci sono anche le scene di... Kung Fu. Sembra una storia interessantissima. No, 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 vedrai, spaccherai il culo. Giulio, dai, che devo fare. Sì, sì, arrivo, arrivo. Scusa, che adesso devo andare. Mi chiamano. Bocca al lupo, per il tuo progetto. Thank you.
perché a me non mi conosci. Togliamo sto pavone, facciamolo volare, via. Ehi. Mi riconosci? Sì. Sì, sì, certo che ti riconosco. Come stai? Io bene. Ma tu sembra che ti sei fatto una pera. No. No, no, sto bene. Ma tu non vuoi fare proprio niente. Vieni qui. Io non sono caldo. Io sono Alessio. Vieni tu. Fa lo stesso. Che hai fatto la mano? Perché c'è del sangue? Mi affetto. Impazzire. Ma è stato Terzani a farti questo? Lui? È così soave. Ma che ha fatto? La sua ieri. Pronto? Perché non mi hai chiamata? Cosa? Ieri sera, perché non mi hai chiamata? Oddio, tesoro, scusa, mi sono dimenticato. Ah, ti sei dimenticato, bene. Sì, ma c'è un motivo. Ah, sì, eh? Sì, ieri sera Ubaldo mi ha portato a una festa di scrittori e gente del cinema. Ah, una festa, ti sarai divertito, immagino. Senti, per favore, non cominciare, non fare la gelosa. Sono stata a una festa, ecco tutto, non puoi sempre complicare le cose. E certo, non avevi nemmeno il cellulare per rispondere alle mie chiamate.
Senti, Sara, io non... Io che? Sei stata alla festa, vero? Il grande regista è stata alla festa di scrittore e gente del cinema. Ma vaffanculo! Le cose non vanno molto bene, vero? Ubaldo, ciao. Ben svegliato. Ieri sera stavi proprio a pezzi, sai? Ti ero accompagnato a casa che eri completamente steso, una specie di sacco di patate. Poi ti ho sdraiato sul letto e con tutti i vestiti addosso, ma proprio non ti ricordi nulla? No, cioè ricordo... Però ci siamo divertiti, eh? Senti, io senza volerlo ho ascoltato la tua telefonata di poco fa. Va tutto bene con Sara? Sì, sì, va tutto bene. No, in effetti qualche problema c'è. Va bene, facciamo una cosa. Adesso ti vai a fare una doccia. Ti rinfreschi, c'è la colazione pronta di là e poi con calma ne parliamo. Va bene. Sì, sì, grazie, arrivo subito. Martina e Daniele vedono una luce lontana e si mettono a correre speranzosi con le lacrime agli occhi. Quando... Aspetta un attimo. Dimmi. Non sono sicuro della scena di seduzione che abbiamo scritto ieri. Di cosa non sei sicuro? Che una ragazzina non si fa sedurre da un vecchio. Come ti sbagli? Ma invece sì. Non una ragazzina scafata e sveglia come Martina. Entra in contraddizione con il carattere del personaggio. Non è plausibile, dai. Dimentichi che Ludwig è un santone. Un personaggio misticheggiante con un grande carisma. Mentre Martina è per l'appunto solo una ragazzina viziata. Non lo so, non mi convince. Ludwig le fa fumare una pipa con dell'erba speciale che lui stesso ha raccolto nelle vicinanze della palude. Lei fuma e si lascia andare. Vecchio le si avvicina. E comincia a parlare con la sua voce, la sua dente, dolce. Le porge nuovamente la pipa. E la invita a fare profonde boccate di fumo. La sua voce è cambiata perché i suoi occhi in questo momento sono pieni di lacrime e cominciano a cadere dolcemente sulle guance. Ludwig le dice che lui è il re, che ha guarito centinaia di persone. Ma la ragazzina in questo momento è completamente ipnotizzata e Ludwig le si avvicina e accosta le sue labbra alle sue. E lei adesso non può più opporre resistenza. Che dici? Ci credi?
Ci credi adesso che un vecchio carismatico possa sedurre una ragazzina? Sì, in effetti è stato molto realistico. Scusami. Prego. È Sara. Rispondi. Pronto? Ehi. No, 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 stavamo lavorando, ma non ti preoccupare. Senti, a me mi dispiace molto per ieri. Ti volevo chiedere scusa. Alessio? Perché non inviti Sara a passare qui il weekend? Ho intenzione di fare un barbecue, invitare degli amici, magari lei potrebbe fermarsi a dormire. Hai sentito quello che ha detto Baldo? Ti invita qui per il weekend a fare una festa con alcuni amici. No, no, che non ci disturbi. No, nessun disturbo, anzi, è un piacere. Sì, fa piacere a tutte e due, anche a me, certo. Va bene. Ok, ciao. Ha detto che mi chiama stasera per darmi la conferma, ma non ci dovrebbero essere problemi. Ti ringrazio molto. Bene. Torniamo a lavorare. Solo gli scrittori mediocri usano questi espedientucci, caro Alessio. Luna meno quarto. Ma quanto cazzo ho dormito? Oh, Cristo. Prego, comodo. Permesso. E Alessio sta ancora dormendo? Ancora? Cavolo, è proprio un vero lavoratore. Guarda, puoi appoggiare giacca e cappello lì. Oh, grazie. Beh, ieri, sai, abbiamo avuto una giornata piuttosto intensa. Un'altra festa di scrittori e gente del cinema? No, 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 solo lavoro. Duro lavoro. Beh, ma a che punto state con la storia? A buon punto, sì, sì, siamo a buon punto verso la fine. Ci sono stati tanti morti finora? No, per adesso no, ma presto morirà qualcuno. Ah, ecco, ci mancherebbe. Beh, in fondo è un horror. Quindi, diciamo che ci siamo mantenuti su un livello di straniamento psicologico, anche se verso la fine ci sarà una sontuosa impennata splatter. Sai che io ho letto tutti i tuoi libri? Mi sono incuriosita mentre vedevo Alessio leggerli e così ho iniziato a leggere qualcosa anch'io. Ah. E poi? E poi, come le droghe, non sono più riuscita a fermarmi. Li ho letti tutti. Questo è il mio scrigno segreto. Wow.
È l'ora del centauro. Sì, questa è la prima edizione, targata 1987. Edito dalla Scorpio Press, che ormai è defunta. Meraviglioso. Il mio primo romanzo pubblicato. Questo è Bosco a mille occhi. Anche questo è della Scorpio. Sì, i miei primi tre romanzi sono stati pubblicati da Scorpio, poi sono passato la Camunia, e infine la Gargoyle ha ripubblicato tutti i miei libri. Guarda questo. Cos'è? Questa è la versione francese di Danzando sulla lama di un rasoio. Ci sono le edizioni più importanti dei miei libri. Questo è il luogo segreto dove do sfogo al mio narcisismo letterario. Mi sembra sacrosanto. Sara. Ale, ciao. Ti sei svegliato finalmente? Scusami, non ho sentito la sveglia. Beh, di certo non è che mi stavi aspettando con ansia. Dai. Scherzo. Ma che cosa stavate facendo? Ubaldo mi stava mostrando il suo scrigno segreto. E che cosa sarebbe questo scrigno, Ubaldo? No, niente, solo vecchie edizioni dei miei libri. C'è addirittura la primissima edizione dell'Urlo del Centauro del 1987. E perché a me non me ne hai mai fatti vedere? Vogliamo prendere un tè, un caffè? Sì. E come hai fatto con il negozio? Ci ho lasciato mia sorella. Ma scusa, qual è il problema? No, no, nessun problema. Solo che dici sempre che tuo padre ti fa delle storie, che non ti puoi mai prendere qualche giorno di vacanza. E adesso, senza nemmeno pensarci, sei venuta qui in 448. Ehi, ma che ti dispiace che sono venuta per caso? Shh, che cavolo urli? Codardo. È solo strano. È strano che non appena Terzani ti invita tu ti precipiti qui. Tutte le volte che te l'ho chiesto io di partire per qualche giorno. Ma che sei geloso? Che? Sei forse geloso di Terzani? Ma che cavolo dici? Ah, ecco. Certo però che l'occasione di conoscerlo l'hai presa al volo, eh? Sei veramente patetico. Cosa? Sì, sempre a pensar male. Perché tu non ti fidi degli altri, ecco perché. E sei pure un insicuro. Più spesso degli incubi assurdi. E poi come se non bastasse per... Prego, signori. No, grazie, vai. Tu non sei mai stata in questi luoghi, vero, Sara? No. Sono luoghi particolari dintorni di Torino. Ci sono colline, boschi, nebbiosi. Luoghi strani. Inquietanti. Sono i posti dove ambienti le tue storie, tipo quelli del Bosco Mille Occhi. Esatto. Fichissimo. E anche tu, Alessio, dovresti vederli. Potrebbe essere utile per la nostra sceneggiatura. Sì. Infatti pensavo proprio di chiedertelo. Con la macchina dei 5 minuti siamo lì, eh? Ti va di fare una piccola gita? Sì. Sarebbe un onore per me farvi da cicerone.
Sono nate un sacco di storie su questo posto, leggende, fantasticherie. Ovvero? Quali storie? Sul finire degli anni Ottanta sono state ammazzate alcune ragazze in questa zona. Sparirono a distanza di qualche mese una dopo l'altra, nell'arco di 2 anni. E si cominciò a parlare di un'unica mano, di una sola persona. Tipo un serial killer? Esatto. E accusarono uno sbandato, un pazzo, un barbone che abitava proprio qui. La polizia trovò dei brandelli di abito e pezzi di cadavere lì dentro. Così lo arrestarono. Si cominciò a parlare della belva delle colline, che rubava le ragazze e le sbranava. È una storia che le madri raccontano ai figli per spaventarli e costringerli ad andare a dormire. Ma è ancora in galera questo maniaco? No, è morto in carcere un po' di anni fa. Non so per quale motivo, la gente non se ne ricorda più, o meglio, fa finta di non ricordarsene. Oh. Attenta. Bisogna stare molto attenti a dove si mettono i piedi. Allora, come va adesso? Un po' meglio, ho fatto un bagno. Ma Ubaldo, non ti fa paura abitare vicino a sti posti? No, anzi, mi ispirano. Vogliamo fumare? Mm-hmm. Io sì. Questa è un'erba speciale. A me, sinceramente, del cinema non me ne frega una mazza. L'unica cosa che mi interessa sono i miei romanzi e il sorriso di qualche bella ragazza. È un po' d'erba da fumare ogni tanto. Ah, no, aspetta. Ci vuole un rito propiziatorio. Ok. Brucia fuoco, brucia. Brucia fino in fondo. Ancora. Brucia fuoco, brucia, brucia fino in fondo. No, per me no, grazie. Come no? Fuma! Non mi va. Dai, fuma anche tu. Dai, andiamo su, fuma. Dai, fuma. Brucia fuoco, brucia, brucia fino in fondo. Brucia fuoco, brucia, brucia fino in fondo. Oddio! Ho cominciato a scrivere questo film di guerra con questo regista che era veramente un coglione. Non sapeva niente del periodo, niente. E quale periodo era? Era la campagna d'Africa. 1940. Il fascismo, gli Afrika Korps, Rommel, le battaglie dell'Alamein, tutta questa roba qui. E come è fatto? Si può dire che il film l'ho scritto completamente io. E sì, anche perché il regista non sapeva un cazzo, non so dove avesse studiato, se mai avesse studiato. E poi?
che sono uno studioso di antropologia e amo quel periodo storico. Per me non è stato difficile mettere in piedi uno script. Ci credo. Sì? Tu sei un uomo affascinante. Davvero? Sei un uomo di grande cultura. La si vede anche dai tuoi libri. Sono lusingato. Vuoi ballare? Sì. Balliamo. Lei viene con me. Eh sì. Va bene. Fammi vedere quello che so fare. L'edizione francese di Danzando sulla lama di rasoio. E me la regali? È già tua. A Sara, la mia nuova musa ispiratrice, Ubaldo Terzani. Fermati, ma io non mi prendo! Zara! 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 Zara
cazzo? Brutta figlia di puttana! Che cazzo pensi di fare? Un pezzo di merda! L'hai ucciso! Ma non vedi che sei ridicolo? Ti metti a fare l'eroe adesso? Ti sei fatto fottere una ragazza sotto gli occhi. Sei rimasto lì immobile a guardare mentre moriva. E questo perché sei un senza palle? Non vale un cazzo. Né come regista. Né come uomo. Questo perché sei un ragazzino viziato. E anche un po' cornuto, sì. Voglio fare il regista, no mamma. Io voglio fare il regista da grande, amore mio. Non è meglio che vai a puttane. Mio caro di regista, mio caro regista, oh, guarda, un cazzo di regista svenuto, oh, poverino. Devi imparare ad avere rispetto. Serve per i miei romanzi, video amatore del cazzo!
Bello, vero? Hai visto bene? Con quei tuoi begli occhietti che io strapperò dalle orbite. Capisci adesso? Dove prendo ispirazione per i miei romanzi? Comprendi? Perché in essi vi sia l'inconfondibile accento della verità. Perché essi spaventino veramente. Adesso tu sei pronto per morire. E per rendere l'anima al diavolo, regista intellettuale di sto cazzo! E adesso ti strozzo, come ho strozzato quella troia della tua fidanzata. E tu diventerai materia per i miei romanzi. Pronto? Polizia? 61-1 prima! E... Azio! Stop! Ottima! Però ne rifacciamo un'altra. Luca, per favore, un po' più lento il movimento. Ok. No, tu non hai capito, io sto girando un film per il mercato americano. Vediamo, mi sembra una buona distribuzione. Che hai? Ti ho spaventato. Scusami, ero sovrappensiero. Ciao.
Oh, congratulazioni. Hai visto? Hai messo su un set fantastico. Vieni che ti racconto. Ma che sceneggiatura, è stupendo, l'ho letto, guarda, l'ho letto in un bocco al bocco. Ha 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 ha.